Conversazione che, essendo molto privata, alla fine l'abbiamo, era pubblico privata, diciamo così, l'architetto Padroni qui con noi, abbiamo deciso di non mettere le reti di quelli che hanno visto l'interesse per consultarle. Abbiamo comunque nel nostro archivio, ci siamo diciamo, anche relative proprio alla nostra organizzazione, alla fondazione in quanto tale, che non è di un oggettivo interesse pubblico. Quindi riprendiamo oggi invece le attività di programmazione dei nostri incontri, lo riprendiamo il nostro itinerario consueto, il settimo anno delle attività, che oggi cominciamo il settimo anno delle attività della fondazione, che è stata a febbraio 2007 è stata ripristinata e presentata al pubblico il 6 febbraio, però poi abbiamo ricominciato le attività nel settembre del 2007. Quindi oggi le riprendiamo con una persona che io stimo, che mi lega un rapporto di affetto, di sintonia e di amicizia, che è l'avvocato Bernardo Milano, un cilentano, quindi un posto splendido della nostra penisola, per quelli che conoscono bene quell'area. Infatti abbiamo invitato l'avvocato Rossi, Sabina Rossi, che ha detto: tu sei un cilentano, tu sei di Agropoli, non ci sei tu. Abbiamo detto, anche se ci ha promesso che verrà, ma non so se riusciremo a tenerla con noi. Ho la fortuna di avere dei giovani avvocati con me, li cito perché Luigi Piazza è il mio figlioccio, cioè avvocato, giovane avvocato di grandi speranze, in fondo, Maria Lorena Di Mezza, c'è cioè, un gruppo giovani avvocati, ci sta un giovane che invece va a fare di bellissime speranze, che io speravo si iscrivesse a giurisprudenza a Benevento, invece ha vinto il concorso per l'accesso alla Sant'Anna di Pisa, quindi se ne va, facciamo gli auguri, se ne va alla Sant'Anna di Pisa a studiare giurisprudenza, avremo una speranza in meno per questa terra, perché poi quando se ne vanno che possano tornare, riserviamoci questa speranza, che possano tornare. Non abbiamo invece l'avvocato, il mio giovane allievo studente, figlio di linea, oggi non c'è, l'unico studente mio amico che è rimasto in zona, devo dire con grande merito, molti se ne vanno, devo dire, questo un po' mi rammarica, perché effettivamente è una dispersione di grandi risorse, soprattutto quando si trattano argomenti come quelli che affrontiamo stasera, che argomenti per i giovani giuristi dovrebbero essere estremamente formativi. Dico subito che il libro di Arnaldo Miglino è un libro in cui dentro c'è tutto, Arnaldo stesso lo dice con un atteggiamento di autoironico, che è necessario quando si affrontano temi così complessi come quelli che ha affrontato Arnaldo in questo libro, ma soprattutto quello spirito di grande apertura alla interdisciplinarietà che caratterizza questo movimento, che è un movimento che è una risorsa per chi come me si occupa, insegna all'università, oltre che avere una titolarità di diritto comparato, che insegna anche diritto e letteratura, perché è una risorsa in termini di opportunità di riflessione, che qui si parla di arte, un po' di arte, così si dice nella un po' di prefazione, un po' di arte, un po' di fisica e di filosofia, un po' di esperienze personali, un po' di psicoanalisi, di psicologia, un po' di neurobiologia, di neuropsicologia e di genetica, un po' di zoologia e di etologia, un po' di cinema, un po' di antropologia culturale, un po' di sociologia e di economia, un po' di politica e di tecnica istituzionale, un po' di diritto, un po' di filosofia morale, di filosofia politica, un po' di tutto. Questi sono i titoli dei capitoletti che accompagnano il percorso che io vi sottopongo oggi, appunto La giustizia come sentimento, di Armando Editore di Roma del 2012. Un libro, devo dire, che
No, ci sono anche un po' di conclusioni, un po' di postazioni, perdono. E ci sono anche ringraziamenti, quello non è un po'. Un po' di ringraziamenti, non ci sono, ringraziamenti, scusa, un po' di conclusioni, un po' di postazioni, che secondo me sono effettivamente molto brevi, dopo ve le leggo. Anzi, forse conviene partire proprio dalle conclusioni. Devo dire che il tema è soprattutto un tema metodologico, cioè come dice molto giustamente nelle conclusioni, un po' un tema di metodo, quello col quale si affronta l'argomento. Il metodo innanzitutto, dice Arnaldo Miglino, il sapere progredito grazie alla diversificazione della ricerca in settori distinti, indagando la realtà con criteri e linguaggi diversi. Un'ulteriore spinta allo sviluppo della conoscenza verrà dalla capacità di far dialogare ambiti culturali differenti. Si tratta di un obiettivo non facile, evidentemente, se si impiega il tempo ad acquisire il linguaggio e i concetti di una determinata branca del conoscibile, non si possono ottenere gli strumenti per comprendere approfonditamente sistemi che non si sono studiati appieno, né si può rinunciare ad un lessico specialistico, dato che il sapere si sviluppa con esso. Sunt lacrime rerum, avrebbero detto i latini. Tuttavia, ogni disciplina potrebbe provare ad adottare un linguaggio divulgativo che possa essere recepito da chi non è specialista della materia. È paradossale che la scienza, sviluppatasi con la specializzazione, debba rinunciare all'ulteriore contributo che potrebbe ottenere dalla collaborazione fra le diverse forme, fra le sue diverse forme. La giustizia, questo è contenuto, l'ho riportato tal quale nel comunicato stampa, la giustizia è rispetto dell'alterità, cura di tutte le escrescenze dell'universo, esseri animali, vegetali, cose, si tratta un tempo di un sentimento e di un principio assoluto che trascendono la ragione, l'etica, il diritto, la politica, l'economia, le istituzioni, ma che possono condizionare in varia misura questi stessi fenomeni. Queste sono le conclusioni, un po' di conclusioni. Allora, io darei un benvenuto ad Arnaldo, ai suoi amici che l'hanno accompagnato, ai suoi ospiti, e quindi tutti vi ringraziamo, la Fondazione Cervelli Romano è lietissima di averli con noi, facciamo un applauso di benvenuto ad Arnaldo e gli chiediamo, visto che è così complesso il panorama che tu ci hai delineato, sia pur per grandi linee, per grandi tratti, impegna. Come nasce un libro sul sentimento della giustizia come sentimento? Il sentimento della giustizia è stato trattato anche da grandi pubblicisti, come tu sai. Caro Felice, prima di raccontarti come è nato il libro, vorrei partecipare a tutti la mia felicità di sedere accanto a te. La mia compagna e il mio cugino che hanno fatto il viaggio con me mi sono testimoni del fatto che ho detto se dovessi tornare a nascere vorrei nascere felice, Casucci, perché la sua capacità è uno dei docenti ero impreparato a questi soldi, non è concordato ma Felice secondo me è uno dei docenti più eclettici, più carici, ovviamente preparati, che si trovino nel panorama giuridico non solo italiano, europeo. Per questo il fatto che io sia seduto accanto a te è già una grande ricompensa, caro Felice. Concordiamo. Ripeto, sono impreparato dinanzi a tante parole. Allora, ciò che mi ha spinto a scrivere questo libro è, devo dirlo, forse questo non mi fa onore, forse non ho le capacità intellettuali ed intellettive per leggere da cima a fondo con la stessa attenzione, e magari non ho nemmeno la capacità intellettuale ed intellettiva di comprendere tutto ciò che viene scritto normalmente nei libri che vogliono dare delle definizioni di giustizia. Sono dei libri voluminosi, superano nella loro edizione italiana quasi sempre le 400 pagine. Pensiamo all'ultimo libro, che è poi quello che mi ha spinto proprio a scrivere questo testo, di Amartya Sen, 400 pagine, l'idea di giustizia. Il libro di John Rawls, La giustizia come equità, altre 400 pagine con un aggravante, la scrittura molto, molto piccola. Io libri scritti piccoli non li leggo, è un altro mio difetto. E così via potrei citare anche tanti altri autori. È evidente che quando uno è ignorante in tanti settori si può permettere di parlare di tutto, ecco perché avete sentito un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo. Perché è evidente che
la conoscenza. Ha ragion veduta, con garbo. Cerco di bargainarmi, ma io ritengo un'altra cosa, sono convintissimo che nella vita è meglio cercare di fare tante cose male anziché fare una sola cosa fatta bene. Normalmente noi sappiamo il contrario. Ma padre insegna il contrario, diciamo che glielo dirò. Lui ci ascolta dall'altro vicino. Perché fondamentalmente sono un tipo che si annoia presto. E quindi io preferisco magari mettere il naso in diverse discipline e farle male tutte, anziché farne una per bene. Proprio per questo, proprio perché non sono un grandissimo studioso della filosofia e quindi del diritto e quindi un grandissimo studioso della giustizia, mi sono permesso di scrivere un libro che forse a tratti è anche irriverente, per dimostrare come sia inadeguato il modo, e questa mi rendo conto che è un'affermazione di grande presunzione, ma vorrei dimostrare come sia inadeguato il modo dei filosofi attuali del diritto di parlare di giustizia. La giustizia è qualcosa che ha a che fare con i comportamenti umani su cui si riflette, e quindi evidentemente si tratta di sistemare principi, di sistemare quindi proposizioni, di sistemare parole. Ciò ha portato a credere l'uomo, l'essere umano, che evidentemente il fenomeno giustizia è un fenomeno tipicamente umano, gli animali non parlano. Invece secondo me la giustizia, prima ancora di essere un principio sceverabile attraverso gli strumenti del pensiero filosofico, giuridico, è un sentimento, cioè un fenomeno biochimico cerebrale che non è esclusivo appannaggio dell'essere umano, ma appartiene anche agli animali. Si tratta della stessa cosa, di uno stesso fenomeno, noi abbiamo un continuum. Vi spiego meglio. Quando si scrive un libro, il professore Casucci lo sa meglio di me, si hanno delle fasi alterne, no? Si pensa, dei giorni si pensa di aver fatto una cosa buona, un noto detto dice ogni scarafone è bella mamma sua, altri giorni si pensa ho fatto una porcheria. Almeno io ho questi momenti di grande divaricazione sensoriale rispetto a quello che scrivo. Bene, da 2 o 3 giorni sono nella fase positiva, cioè sono convinto di avere ragione, poi magari fra 3 o 4 giorni cambierò idea, perché ho letto un articolo di Danilo Mainardi che parlava di un uccelletto che vive in Kenya, si chiama l'irrisore purpureo. Cosa fa questo uccelletto? Alleva i propri figli con l'aiuto degli altri individui della sua specie, che attenzione, non sono legati adesso da rapporti parentali. Noi sappiamo per esempio che i coyote si aiutano fra di loro a crescere i figli, ma i coyote aiutano gli altri simili a crescere i figli quando sono figli, diciamo, imparentati ad essi stessi. Invece no, l'irrisore purpureo può contare su una stabile organizzazione per cui il 70% delle risorse, così dice Danilo Mainardi, che servono per crescere i figli, vengono dagli altri individui della loro specie. Allora fermiamoci un momento. Io quando tengo i corsi di diritto pubblico spiego che ai diritti sociali scritti nella Costituzione, cioè i diritti che comportano la redistribuzione del reddito, si arriva dopo un lunghissimo percorso storico, no? Abbiamo le rivoluzioni liberali, quella inglese, americana e francese, no? Tanto per intenderci, danno una cesura netta nel cammino dell'umanità. In un certo momento i governati pretendono che i governanti realizzino i loro diritti, quindi il rapporto cittadino-governante si inverte, mentre prima i sudditi dovevano sempre obbedire e quindi erano titolari di doveri, dalle rivoluzioni liberali in poi invece sono titolari di diritti, ma di quali diritti? I diritti civili, che sono i diritti del cittadino e sono dei diritti che non comportano una redistribuzione di reddito, sono il diritto di proprietà, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, il diritto di professare una religione, il diritto di associarsi, però questi diritti vengono ad essere difesi da una classe borghese che li sfrutta poi per far subire alle classi subalterne, quindi la classe dei proletari, quella che verrà chiamata la classe dei proprietari, condizioni durissime. Noi vedremo che l'imprenditore capitalista del primo 800 faceva lavorare a volte anche i bambini 16 ore al giorno, mentre
i lavoratori forzati delle Antille lavoravano solo 10 ore, mi pare, al giorno. Quindi cosa chiede a un certo punto il cittadino che ha dei diritti civili che sono solo dei fantasmi? Chiede i diritti politici e poi i diritti sociali, cioè dei diritti che comportano una redistribuzione del reddito in favore dei meno abbienti e che realizzano nel loro piccolo l'ideale di Marx, l'ideale di Marx che consiste nel dare a ciascuno secondo i propri bisogni, a prescindere però da quanto si riesce a dare nella società. Faccio un esempio che chiarirà subito il problema. Pensate al diritto alla salute che si realizza attraverso il sistema sanitario. Cosa significa? Significa che Tizio e Caio pagano le imposte. Tizio è ricchissimo, non ha mai un raffreddore, non usufruirà mai del servizio sanitario nazionale, però dà secondo le sue possibilità. Caio è malaticcio, ha bisogno in continuazione di ospedali, di cure, ma non ha soldi, non ha risorse, ma riceverà secondo le sue necessità. Bene, ma questo perché? Perché ci sta una redistribuzione di reddito. Allora, se l'essere umano ci ha messo tanto tempo a concepire la redistribuzione del reddito e quindi il fatto che dei soggetti effettuino delle prestazioni in favore di altri soggetti, questo animaletto di gestore puro lo ha fatto senza conoscere Marx, senza conoscere i diritti civili, senza conoscere perché. Perché evidentemente è nel suo, chiamiamolo istinto, ma oggi la sociobiologia non parla più di mero istinto, anche questa visione istintuale del comportamento animale è sicuramente superata, ma sostanzialmente siamo al cospetto felice di uno stesso fenomeno, solo che il risore purpure non sa come chiamarlo, noi sappiamo come chiamarlo e magari abbiamo fatto delle grosse teorizzazioni su di esso. I filosofi, voglio dire qualcosa proprio perché per rendere proprio più viva questa discussione, potrei sembrare presuntuoso e forse a volte lo sono pure, però le cose bisogna pur dirle, non mi piace sempre dire ah va bene, ma fuori, insomma, anche per rendere interessante una riunione è il caso anche di esasperare alcuni concetti. Certo. Beh, io dico, tutti questi filosofi che hanno parlato di giustizia, se avessero avuto un cane, si sarebbero senz'altro accorti che probabilmente il fenomeno giustizia non è tipico degli umani. Io ricordo il mio cane, era un cane, un incrocio fra un tedesco ed un belga, era maestoso, ma quando veniva aggredito rispondeva, e però quando l'avversario sconfitto sollevava la gola lui era nervosissimo, voleva azzannare, ma si tratteneva. Cos'è che lo tratteneva? Va bene, qui gli etologi hanno parlato di ritualizzazione dell'aggressività e gli etologi hanno parlato di limite. Beh, guardate che anche quando noi abbiamo la voglia di dare un pugno ad un'altra persona e poi ci tratteniamo, mettiamo in essere un fenomeno psicologico che è molto vicino a quello del cane. Solo che noi diciamo c'è una regola. Allora, noi obbediamo ad una regola perché siamo esseri razionali, il cane invece non obbedirebbe ad una regola. No, la cosa veramente non può andare. Del resto, nel 2010 è apparso un libro molto interessante di un certo Mark Bekoff, che è un etologo, e di una, che mi pare, una filosofa, Jessica Pierce. E queste due persone hanno fatto un libro per dimostrare appunto che secondo loro anche negli animali c'è il senso della giustizia, il senso della ricompensa dovuta, addirittura l'altruismo. E si fanno tanti esempi, per esempio i pipistrelli vampiro che si nutrono appunto succhiando il sangue, cosa fanno se vedono un loro compagno in difficoltà che non è riuscito a procurarsi il pasto? Gli rigurgitano del sangue e lo nutrono. Si sono fatti degli esperimenti con i ratti e con le scimmie rhesus. L'esperimento era questo più o meno, il meccanismo tecnico era diverso, ma il concetto era che sia la scimmia che il ratto per mangiare avrebbe dovuto azionare una leva che contestualmente avrebbe fatto soffrire attraverso una scarica elettrica un loro simile. Ebbene, ci sono dei ratti, delle scimmie che sono rimaste senza mangiare per 15 giorni. Però se una cosa del genere la fa un essere umano, se un essere umano si sacrifica,
va in carcere, soffre, si fa torturare, bene, quella è un'etica alta, è un sentimento altissimo di realizzazione di quanto, di quanto più umano si possa pensare, invece se lo fa una scimmia, no. No, evidentemente c'è un continuum fra il mondo animale e il mondo umano, che poi secondo me il mondo umano appartiene totalmente al mondo animale, se siamo degli animali più evoluti, quindi la differenza è di grado, non è di qualità. Poi magari noi parliamo e questi concetti li sappiamo esprimere meglio, l'animale non lo fa. Ma allora che cos'è la giustizia? E anche qui è inutile professarsi falsi modesti, è evidente che definire la giustizia è difficilissimo, ma nel contempo, e perciò ho scritto il libro, caro Felice, ognuno di noi ha un'idea della giustizia. Disse una volta un cliente, era l'avversario di un mio cliente, e questo avversario del mio cliente aveva perso la causa contro il mio cliente, altrimenti non lo racconterei. Venne allo studio a pagare e lui mi diceva che era convinto di avere ragione. E poi mi disse: avvocato, certo che ognuno di noi è un tribunale. Sì. Ognuno di noi è un tribunale. Ognuno di noi ha una concezione della giustizia. Allora perché non mettere per iscritto la mia concezione della giustizia? Per spiegare questa concezione della giustizia basta un esempio molto, molto semplice. Immaginiamo di trovarci su una spiaggia. L'idea mi è venuta perché a Rio de Janeiro ho visto che i bambini costruiscono sulla battigia delle costruzioni bellissime, dei castelli fantastici. Poi cosa succede la sera? L'alta marea li distrugge, però i bambini ne fanno degli altri. Perché il giorno dopo fanno questi castelli? Perché mettono una ciotolina, i passanti mettono le monetine, i bambini raccolgono le monetine, vanno via, non si preoccupano più del castello che verrà distrutto. Allora, io dico a voi, e mi basta una persona che risponde nella maniera da me auspicata, che già avremo spiegato il concetto di giustizia. Bene, immaginate di trovarvi davanti a questa bellissima opera d'arte in sabbia. Non c'è nessuno sulla spiaggia. Non c'è nessuno. Voi dovete andare via. Magari siete anche un po' nervosi. Il mare ancora non ha distrutto la bellissima opera d'arte. Voi siete anche nervosi, ripeto. Che fate? Lo sferrate un calcio al castello e lo distruggete, sì o no? Ecco, la signora dice no, per esempio. Io se lo darei un calcio. Perché è nervosa? Perché magari è nervosa? Bene, lei non lo darebbe il calcio, vero? Perché una cosa bella è una cosa bella. E perché non lo darebbe il calcio? Perché è una cosa bella. Perché è bella, cioè è bella comunque placa. Sì, ecco, però facciamo la volta del diavolo. Nell'ammirare quella... Sì, ma lei non lo ammirerà più, tanto devi andare via. Quindi la nessun... mirando, no, la sto mirando in quel momento. Ma prima di andare via lo sferra il calcio? No. Ma guardi che nessuno lo vedrà quel castello, perché nessuno lo può vedere. No, ma lo vedo io, lo faccio io. Ma lei andrà via. Non fa niente. Ma il mare lo distruggerà. Porterò con me il ricordo del calcio che ho dato, no. Perfetto, signora, lei ha dimostrato la mia teoria sulla giustizia, che è un impulso chimico, è un sentimento, è un'emozione che viene prima della razionalità, che viene prima dell'etica, che viene prima del diritto. Allora, sferrare un calcio a questo castello non è contrario alla razionalità, perché abbiamo visto che addirittura potrebbe placare il nostro nervosismo. Quindi non è contrario alla razionalità. Non è un gesto contrario al diritto. Vorrei vedere un ordinamento positivo che punisse un gesto del genere, secondo me non ce ne sono. Ma per caso è un atto contrario all'etica, come dice Savaté, l'arte di vivere bene la vita umana? No. Eppure è un qualcosa che risponde ad un suo impulso di rispetto dell'alterità. In quel momento quel castello è un che di esterno a lei e lei lo rispetta perché è bello, sì certo perché è bello, ma tanto andrà via dopo un po', i ragazzi ne faranno un altro, però in quel momento la signora rispetta l'alterità. Questo secondo me è il fondamento di una definizione di giustizia, non è nient'altro che il rispetto dell'alterità, che attenzione però, questo impulso biochimico di rispetto dell'alterità che anche gli animali hanno,
come abbiamo visto, non deve essere confuso con la regola aurea del non fare agli altri quello che non vorresti, oppure fai agli altri quello. Perché? Perché per esempio campo su questo, questa regola aurea ci deriva, per quanto riguarda la nostra tradizione, da un popolo molto molto semplice, lo sapete, i 10 comandamenti sono stati dati da Dio a Mosè, che governava in quel momento un popolo dei desideri molto semplici e omogenei, insomma una piccola società di pastori, bene o male, hanno dei desideri, delle volontà abbastanza omogenee, no? Ma George Bernard Shaw, quell'umorista famoso e drammaturgo, disse una volta: io non vorrei che gli altri facessero a me quello che loro vogliono, perché potremmo avere dei gusti diversi. Cioè, in una società complessa non basta dire, assolutamente non basta dire, io voglio fare a te quello che vorrei per me stesso, non basta, è il rispetto dell'alterità in quanto tale. Del resto il nostro pensiero religioso, quello che ci deriva dalla tradizione ebraico-cristiana, è un pensiero che pone l'uomo al centro dell'universo. C'è una visione antropocentrica, no? Dio nella Genesi cosa dice? Io ti ho costituito Signore su tutte le cose, gli animali dovranno servirti, eccetera, eccetera, eccetera. Ragione per cui Kant, il famosissimo Kant, cosa dice? Dice, beh, visto che nella Bibbia si dice che Dio ha dato all'uomo la pecora affinché l'uomo si servisse del vello della pecora per farsi gli indumenti, quindi vuol dire che tutto il creato è finalizzato all'uomo, e quindi l'uomo è un fine e non è un mezzo, e quindi tutti gli uomini devono rispettare i loro simili, perché tutti sono un fine e non un mezzo. Ecco, Kant si serve di questo passo della Genesi per dimostrare una cosa che nemmeno oggi è acquisita, nel senso che bisogna rispettare l'altro perché è un fine e non un mezzo. Però anche Kant si pone da questa visuale antropocentrica. Quindi la visuale kantiana non basta, per esempio, per trattare le problematiche che riguardano il rapporto uomo-animale. Non basta. Perché se gli animali sono uno strumento nelle nostre mani, non dovremmo rispettarli. Infatti noi, io non credo che il pensiero dei religiosi sia quello di portare a rispettare gli animali. Mentre in altre culture questo rispetto pieno verso tutte le forme di esistenza magari c'è. Gandhi diceva di provare pena pure per l'uccisione di un serpente pericoloso, perché non era colpa sua, povero serpente, era nato pericoloso, però bisognava ucciderlo, un serpente pericoloso che aggredisse qualcuno, quindi provava pena per questo. Invece Gesù Cristo, che pure era quel campione di bontà che noi tutti conosciamo, a Gergasa fa un miracolo che per esempio disturba un po' il grande filosofo Russell. Cosa fa? Fa entrare gli spiriti indemoniati in un branco di porci, ragion per cui questi porci, poveracci, si buttano nel lago e muoiono affogati nel mare, nel lago, non si sa bene, poi dipende dalla traduzione, e muoiono. Ebbene, Gandhi rabbrividirebbe, perché penserebbe, poveri porci, poveri animali, che fine devono fare? Ma c'è di più. Nelle culture dell'India, noi ricordiamo i Jaina, c'è una setta dei Jaina, una setta di Svetambara, per esempio, che hanno una concezione così, così alta del rispetto dell'alterità, che mettono una pezzuola davanti alla bocca per non ingerire i microorganismi e non mangiarli, non ucciderli. Va bene, qui siamo ad una grandissima esagerazione. Quindi questo rispetto dell'alterità è ciò che poi diventa etica, diventa diritto, e noi uomini siamo tutti contenti di aver creato con le nostre menti dei parti altissimi, e quindi i filosofi scrivono, si dannano a definire la giustizia, e chiaramente lo ritengono, danno per implicito che sia un fenomeno tipicamente umano, quindi governabile con la sintassi, governabile con i concetti, ma in realtà se vogliamo ottenere giustizia nella società questo fenomeno si governa cambiando le menti. E come si cambiano le menti? Vogliamo fare delle operazioni chimiche? Non dico questo, ma dobbiamo conoscere come funziona il cervello se vogliamo giustizia. Ovviamente quando tu sei stanco mi interrompi e io rispondo, altrimenti poi sembra un monologo, no, però no. Siccome il tema è complesso, io cerco di essere sintetico. No, no.
mi ha spinto la lettura del libro di Amartya Sen, che pure è un autore che io amo, che pure è chiarissimo. Questo Amartya Sen critica quello che è il suo maestro John Rawls e dice: guarda che tu, John Rawls, hai una visione dell'essere umano ideale che non corrisponde al vero. Non c'è una concezione assoluta di giustizia, dice Amartya Sen. La giustizia dobbiamo trovarla attraverso il dialogo. Attraverso il dialogo obiettivo imparziale, come dice anche un altro filosofo molto importante del diritto, che è Habermas. E fa un esempio, Amartya Sen, un esempio molto bello che ora vi riferisco. Per dimostrare la sua tesi che non c'è un unico concetto di giustizia, dice Amartya Sen: noi siamo al cospetto di tre bambini che hanno un flauto. Si deve decidere a chi andrà il flauto. Bene, un primo bambino, chiamiamolo adesso i nomi Tom, dice: io sono povero, non ho nessun giocattolo. Voi a questo punto cosa fareste? A chi dareste il flauto? Se sentiste solo Tom, lo credo che dareste a lui, no? Ma immaginiamo di sentire soltanto Anna, che dice: io so suonare il flauto. E gli altri ovviamente non avrebbero nulla da obiettare. Beh, voi daresti immediatamente il flauto ad Anna. Ma se noi sentissimo solamente Franco, se Franco ci dicesse: il flauto l'ho fatto io, bene, noi lo daremmo a Franco, è tuo, se li sentissimo separatamente. Se invece noi li sentissimo insieme, beh, lì dovremmo sviluppare un dialogo costruttivo ed imparziale per vedere a chi attribuire il flauto. Potremmo seguire una filosofia liberista che privilegia la proprietà rispetto ai frutti del lavoro, allora daremo il flauto a chi l'ha costruito. Potremmo seguire una filosofia, diciamo, lato sensu di sinistra. Liberista. Ecco, infatti. Allora potremmo dire: beh, diamo al poveraccio che non c'è nulla. Potremmo seguire una filosofia utilitarista, il massimo dell'utilità. Allora potremmo darlo a chi lo sa suonare, ma attenzione, anche qui si apre un altro problema, dice Amartya Sen. Anche un utilitarista potrebbe cominciarsi a porre il problema: ma l'utilità maggiore che noi potremmo dare con l'attribuzione del flauto, lo otterremo dando il flauto a chi lo sa suonare, o il ragazzino povero che, non avendo niente, comunque sarebbe contento di questo regalo? Dice Amartya Sen: non ce ne usciamo, quindi non c'è un unico criterio di giustizia valido, ma la giustizia si ottiene attraverso il confronto fattivo e imparziale fra le varie opinioni. E sembra ragionevole, ma è questo che io contesto. Io dico: no, quello che dice Amartya Sen è senz'altro vero, e io sono un fautore del dialogo, io per mestiere cerco di convincere i giudici con le mie parole, quindi chi più di me ha la fissazione del dialogo? Ma cos'è che fa mettere i tre bambini insieme a dialogare? Perché dovrebbero mettersi a dialogare i tre bambini se non c'è un minimo di rispetto dell'alterità? Quindi il rispetto dell'alterità è una precondizione che consente il dialogo. Perché? Perché un impulso biochimico che consente e il dialogo e la discussione imparziale e il trovare delle soluzioni. Quindi non è un principio né sostanziale né procedurale, direbbero i giuristi come Felice, ma è un qualcosa che viene prima e che si sviluppa dopo, poi anche con i ragionamenti. Sì, ho capito, sarebbe bello dialogare, però andate a dialogare con Assad o andate a dialogare con un torturatore, per esempio. Andiamo a dialogare con un torturatore. Convinciamo il torturatore che non bisogna cavare gli occhi e strappare le unghie all'avversario. Se non c'è una base comune che è data da questo impulso biochimico del rispetto dell'alterità, il dialogo non sortisce effetto. Anzi, ma perché ci dovrebbe essere il dialogo? E ma come si ottiene questo impulso biochimico? Si ottiene in due modi. Fondamentalmente io credo che coloro che si sono occupati del genere umano e di come cambiare in meglio il genere umano possono essere ascritti a due categorie. La prima categoria è quella di chi ritiene che cambiando la società poi inevitabilmente cambia anche l'individuo. Marx, per esempio. Poi ci sono coloro, tipo Gesù Cristo, i profeti, che ritengono che cambiando un individuo si possa cambiare la società. In realtà, secondo me, l'operazione deve essere contestuale.
La società cos'è? Se non un insieme di relazioni fatte dagli individui. Quindi se l'individuo aspetta che la società gli dia tutto, ebbene questo individuo non cambierà, non comincerà mai a cambiare le relazioni individuali di cui la società è fatta. Ma del resto, se un individuo si trova in una società in cui c'è un tiranno che esercita il potere in maniera oppressiva, c'è chi ha il monopolio dei mezzi di informazione e fa passare il bianco per il nero, c'è chi esercita il controllo di tutte le attività produttive, si potrà mai avere una certa percentuale di persone giuste, persone che rispettino l'alterità, una percentuale che ci possa far dire che quella società è giusta? No. E quindi com'è che si deve agire sulle menti? Appunto, tutto può servire a creare il sentimento del rispetto dell'alterità. Ecco perché il libro parla di un po' di tutto, perché è evidente che senza istituzioni giuste non ci possono essere tantissimi individui ingiusti, ma è anche vero che a parte il discorso istituzionale ci vuole anche un sistema economico che debba poter favorire il rispetto dell'alterità. È chiaro che il nostro iperliberismo trapiantato dai poveracci cinesi, i bambini cinesi che devono fare una scarpa della Nike per $1 al giorno, beh, ecco, quello è un sistema che non può favorire certamente il rispetto dell'alterità. E quindi il discorso economico c'entra. Ovviamente c'entra il discorso proprio più strettamente e tecnicamente socio e biologico. E quindi ecco perché ho parlato anche di Fromm e di Freud, perché poi dobbiamo anche capire come la società influisca sulla psiche. Ed è importante capire anche come è fatta la psicologia umana e quindi le strutture del pensiero. Ecco perché, Felice, io parlo anche di Damasio, che è un neurobiologo, sì, molto noto, ha fatto 3 libri e ha spiegato più o meno come secondo lui funziona il cervello. Beh, ci sono le parti basse, dice lui, ipotalamo, il midollo allungato, e poi le parti alte, la corteccia. Ecco, un filosofo, per esempio, crederebbe che il fenomeno della giustizia, essendo un fenomeno legato alla sintassi e ai principi, è un fenomeno di pensiero che si forma nella corteccia. Damasio dice di no, per esempio, lo dice espressamente. Anche lui, anche Damasio, crede che tutto ciò che attiene al mondo della morale, dell'etica, del diritto, non si spinge a dire questo, ma ritiene che anche in questi settori vi sia un continuo tra l'essere animale e l'uomo. Perché? Perché studia il cervello e vede come è fatto. Come è fatto il cervello? Bene, lui dice, ci sono le parti basse, che sono sotto la corteccia, che presiedono le funzioni che vanno in automatico, direi io, tanto per essere più chiaro. Quindi, respiro, battito cardiaco, il sonno e anche emozioni e sentimenti. Ecco perché quando ci arrabbiamo non ci vediamo. E poi c'è la parte alta, che presiede al ragionamento, ma attenzione, dice Damasio, e questa è la sua scoperta più importante, scoperta fatta, poi ne possiamo parlare se volete, perché fra un po' mi fermo, perché altrimenti posso essere noioso. Se sono stimolato con domande, magari andiamo anche avanti. Cosa succede? Bene, Damasio ha visto che dei soggetti che avevano avuto determinati tipi di lesioni alla corteccia non avevano perso l'intelligenza, magari avevano un quoziente intellettivo altissimo, però avevano perso la capacità di decidere. L'acido di Buridano, che sta in mezzo a 2 mucchi di fieno, ma non sa dove andare. Perché? Perché queste lesioni avevano portato via il sentimento. Allora, dice Damasio, l'emozione e il sentimento sono parti integranti della ragione, perché senza sentimento, senza emozione, non si decide. Ma questo cosa significa? Che le emozioni e il sentimento, condizionando poi la capacità di ragionare, lo possono fare non solo in positivo, ma anche in negativo. E quando la mente viene obnubilata dalle emozioni forti. Ma cosa ci dice Damasio? Guardate che dal punto di vista genetico, noi siamo in tutto e per tutto predeterminati per quanto attiene la struttura delle parti basse del cervello, quelle strutture che appunto presiedono la respirazione, al battito cardiaco. Ma quelle strutture poi, incidendo anche sul funzionamento della corteccia cerebrale, cosa fanno? In un certo senso fanno sì
che anche la formazione dei circuiti neurali che avvengono nella corteccia cerebrale siano influenzati da queste parti di sentimento, chiamiamolo così, che scaturisce dalle parti basse. La genetica, dice Damasio, non determina tutto e per tutti i circuiti della corteccia cerebrale. Quindi cosa significa? Significa che i circuiti della corteccia cerebrale si vanno sviluppandosi in base alle esperienze. E però al tempo stesso le parti basse dicono alle parti alte, perché programmate dai geni, come le esperienze debbano essere accolte, diciamo così, in breve, per essere molto più semplice. Quindi che cosa significa tutto ciò? Significa che l'individuo si forge in parte geneticamente, ma in parte sui circuiti delle parti alte, quelle che poi presiedono al ragionamento dei filosofi, e si formano in base all'esperienza. E noi nell'esperienza cosa troviamo? Troviamo di tutto. Troviamo la politica, ecco perché ancora una volta dico un po' di politica, troviamo i sistemi economici, tutto ciò succede. Serve a fare di un uomo quello che è, ma a parte le esperienze non dimentichiamo che c'è una parte predeterminata, non dimentichiamo che ci sono i geni, c'è un gene, il nome l'ho inserito nel testo, ma non ricordo come si chiama perché sono delle sigle complicate, c'è un gene che per esempio presiede, mi pare, se non vado errato, presiede alla capacità di sviluppare violenza, è stato studiato nei topi. Allora, noi possiamo fare tutti gli sforzi di questo mondo, istituzioni giustissime, economia che rispetti tutti, ma se una persona geneticamente è tarata, quella persona l'alterità non la rispetterà, al castello ci daranno un calcio, mille calci. Quindi dico anche nel testo che dobbiamo essere pronti, perché fra 200 anni, 300 anni, quando noi avremo capito questi meccanismi, perché non farne uso? Lo so che il discorso potrebbe essere pericoloso, ma proprio in questo ci soccorrerà il diritto e le istituzioni. Perché è chiaro che se i metodi per influire sull'essere umano vengono messi in mano ad Hitler è una cosa, se vengono messi in mano invece ad una società libera, solidale, che pensa allo sviluppo di tutte le potenzialità umane, il discorso è molto diverso. Ecco quindi perché anche un po' di neurobiologia, ma voi mi direte, e qui concludo veramente almeno questa prima parte, poi se vogliamo andare avanti sarai tu a dirmelo, ma voi mi direte, ma però tu quello che dici chissà quando si realizzerà. Si è già realizzato nella storia, per esempio pensiamo ai pigmei, ai bushman. Guardate che i pigmei ogni volta che uccidono un animale fanno una cerimonia di purificazione, perché non è giusto uccidere un animale, però lo devono fare nei limiti strettamente necessari per assicurare il cibo a se stessi. Quando nel 1976 nelle Filippine scoprirono un popolo che poi fu denominato il popolo dei Tasadai, si accorsero che questi Tasadai non mangiavano gli animali perché li consideravano loro amici, si nutrivano di erbe. Come i pigmei non avevano posizioni istituzionalizzate di comando, e quindi le prerogative dell'uomo sull'uomo non esistono, esistono delle prerogative che vanno a beneficio di se stessi e del gruppo. Cosa significa questo? Per essere più chiari, presso il popolo degli Quaio, nella Melanesia, un uomo che sa fare delle barche, che sono importantissime perché questo popolo vive di pesca, pescano il tonno che si chiama bonito. I bonitos sono i tonni che vanno a pescare, quindi la persona che fa la canoa è essenziale al gruppo, però questa persona viene chiamata uomo di talento. Tu sai fare le canoe, ti rispettiamo per questo, ma non più di questo. Non per questo tu eserciterai delle prerogative su l'uomo sull'uomo, eserciterai delle prerogative per. I pigmei hanno un tipo di organizzazione sociale per cui accolgono liberamente individui di bande diverse, senza alcun problema. Il compito importantissimo di conservare il fuoco, che gli antichi romani avevano assegnato alle vestali, poveraccio se queste vestali facevano spegnere il fuoco, venivano murate vive, bene, loro, i pigmei, lo affidano ai bambini. Il bambino è importantissimo, ma non per questo il bambino diventa un tiranno.
Bene, noi abbiamo conosciuto società, la gran parte delle società, non appena c'è stata la possibilità di avere delle scorte, ebbene ha visto nascere il potere dell'uomo sull'uomo. Nel Neolitico, no? Si pensa che nel Paleolitico vivessero un po' come vivono adesso i Boscimani, i Pigmei, ma non appena col Neolitico si è data la possibilità di creare scorte alimentari, quindi beni, c'è stato chi ha preso il potere, sarebbe la classe di coloro che gestiscono il potere, sarebbe poi la classe degli aristocratici, supportata dal potere militare, dal potere ideologico, religioso. Bene, ne hanno subito approfittato per imporre un potere dell'uomo sull'uomo. Ci sono volute le rivoluzioni liberali prima, il pensiero di tantissimi filosofi e scienziati della politica per dire che tutto ciò non è bello. Benissimo, Quaio, Tassadai, Boscimani, Pigmei hanno realizzato tutto questo senza leggere libri di 400 pagine. Perché? Perché non ne hanno bisogno, perché già ce l'hanno. Spesso si parla di una cosa quando quella cosa non l'abbiamo. Loro non ne hanno avuto bisogno, ma voi direte sì, ma sono pochi, certo. Hanno fatto questo perché sono pochi. È evidente. Ma allora, proiettando verso il futuro un pensiero del genere, cioè un pensiero di un assetto giusto dei rapporti sociali, sarebbe impossibile ottenerlo? Beh, se siamo in tanti, sì. Se riducessimo le nascite, per esempio, forse no. Ma voi potreste dirmi, ma abbiamo parlato di popoli primitivi, benissimo. Allora, visto che tecnicamente adesso è possibile mandare nello spazio delle navicelle che corrisponderebbero a un piccolo mondo in miniatura, con i mari, sarebbero mari profondi 5 metri, ho letto di questa notizia, tecnologicamente sarebbe possibile mandare queste navicelle. Bene, allora, lì non ci sarebbero più, ci sarebbero solo distinzioni di funzione, ma avrebbe più senso un apparato istituzionale come il nostro. Ma già adesso finisce, pensiamo un attimo a quelle persone che vengono mandate in orbita e rimangono tantissimo tempo lontane dalla Terra, ma in quel momento, sì è vero, c'è il russo che appartiene allo Stato dell'Unione Sovietica, della Russia, poi c'è l'americano, ma come vivono? Vivono in uno Stato, vivono con le nostre istituzioni. Quindi vedete che questa forma di anarchia, che è un termine positivo, attenzione, può realizzarsi benissimo anche non solo nelle società estremamente semplici, ma proprio nelle società estremamente evolute. Perché dico anarchia, lo dico in un senso certamente non dispregiativo, perché tutti noi sappiamo che il vero pensiero anarchico non è quello per cui ognuno fa ciò che vuole, ma è un sistema in cui le regole e il rispetto dell'altro è talmente interiorizzato che non c'è bisogno di un apparato di comando che riesca ad imporlo. E quindi estrema semplicità da una parte, ma anche estrema complicazione dei sistemi tecnologici gestiti da pochi, potrebbero far vivere in maniera in cui si potrebbe vedere un dialogo fattivo ed imparziale, come dicono tanti filosofi. Ma il dialogo fattivo ed imparziale non è che nasce dagli argomenti. Felice ci insegna benissimo, essendo un giurista, che è avvocato, che quando dobbiamo prospettare una tesi, in realtà cosa facciamo noi quando facciamo gli avvocati? Giammai ci sogniamo semplicemente di prospettarla, soprattutto quando si dialoga con il giudice a voce, in maniera asettica, ma anche quando discutiamo con un amico. La forza del ragionamento non basta mai, perché? Perché, direbbe Damasio, dobbiamo colpire quelle parti basse del cervello che ci devono far accettare il ragionamento. Intento. Quindi la mera razionalità in sé per sé non convince le persone, non serve alle persone. È questo fenomeno complesso che ci porta a rispettare l'alterità. Ecco perché i filosofi possono pure dire Habermas è una vita che dice che il dialogo imparziale è fattivo, eccetera eccetera eccetera, sì, capito, ma poi andiamo a fare questo dialogo, come facciamo se non ci sta una propensione delle menti a fare tutto ciò? La propensione delle menti si ottiene con un po' di tutte queste cose. Io per il momento mi fermo, poi ma sono le 8, quindi posso addirittura mi scuso perché sono compiaciuto delle cose che hai detto, non, come sempre non programmiamo mai le cose che ci diciamo nelle nostre conversazioni, però in realtà tutti argomenti che a me sono cari, ti ringrazio di averlo fatto, nel libro sono presenti, tu l'hai sintetizzato in maniera esemplare. Il problema è questo rispetto dell'altro, quando ti trovi nella dimensione
oggettiva, quella del... oggi ne parlavamo con i miei amici, i giovani collaboratori su un progetto che stiamo facendo di ricerca sulla giustizia. Quindi cadi proprio bene su no. Allora ci vedi, mi raccomando. Poi la fase giurisdizionale, che è una fase oggettivamente nella quale la giustizia si sperimenta, quella di Senio è una giustizia non tanto sperimentale sul tema giurisdizionale, perché poi non ha competenze, quindi un economista, un tale premio Nobel per l'economia, certo. Si occupa molto di filosofia dell'economia, però diciamo che... Ma quando poi lo sperimenta la decisione giurisdizionale, lì tu l'hai detto molto bene, lì hai un rapporto di forza quello che esiste, e tu hai detto benissimo, nel rapporto di forza, in cui il professor Abbamonte lo diceva sempre, l'arte dell'avvocato è l'arte del persuadere. L'arte del persuadere è anche, come diceva Schopenhauer, l'arte dello stratagemma, però è l'arte non è del persuadere attraverso la finzione, attraverso l'esercizio di una dimensione anche strumentale, della parola, della pausa, no? Robertino Abbamonte, il grande amministrativista napoletano. Adesso è novantenne, è una forza incredibile che va ancora in Consiglio di Stato a difendere, l'ha detto la figlia quando era pochi giorni fa, che diceva più giù ci siete voi più soldi faccio io, più soldi faccio io, infatti promuoveva tutti, aveva una grande responsabilità morale per questo, però lui se ne liberava responsabilità. Comunque diceva che appunto che l'arte del persuadere significava molto, era molto legata a questa dimensione emotiva, no? Qui facevi riferimento tutto. Il problema è che lì c'è un atto del persuadere legato alla dimensione emotiva che poco aveva dell'educazione al rispetto dell'altro, dove che nella giurisdizione, la fase giurisdizionale rispetto all'altro è molto ridotta. Al di là della scansione procedimentale, al di là della scansione procedimentale, rispetto all'altro è un rispetto relativo. Basta che leggi verbali dei procedimenti penali. Non ti parlo della fase iniziale in cui il procedimento penale è tutto quanto ti è lanciato in una direzione, ma quando vai anche in una fase dibattimentale, o questo anche nel momento della giustizia civile, così lo dico, ci stanno le mie amiche avvocatesse civili che lo possono confermare, c'è un rapporto di forza, sì, è un rapporto disciplinato in cui c'è una procedimentalizzazione di interessi in qualche modo tende a, però quante volte nel procedimento civile c'è l'avvocato che tende a far valere le sue idee non tanto sui contenuti, non tanto sull'argomentazione azionale, non tanto sulla dimensione emotiva che spinge ad un rispetto dell'altro, ma per il fatto che ha una maggiore capacità di affermare una propria idea per una serie di ragioni che vanno del tutto al di là della bontà delle proprie idee. Del tutto proprio. Adesso parlerei degli esempi, ma rischio di fare gli esempi che rischiano di essere poi espliciti rispetto a dei grandi avvocati che ho conosciuto nella mia vita e non voglio offendere nessuno, però devo dire che dopo Peppino Abbamonte, cito solo lui perché effettivamente è un caso esemplare, quando si vedeva mal partito nei giudizi amministrativi diceva al Consiglio di Stato, io l'ho visto perché ero sono stato suo consorte in parecchi liti, diceva Presidente, a questo punto, dato che il mio avversario dice una cosa diversa da me e io sono Giuseppe Abbamonte, mi fa la cortesia, lei, io ho fatto il sopralluogo sul posto di cui vi parlo e ho verificato quello che vi sto dicendo, le fondazioni, e cominciava a fare tutta una dissertazione sul tema, tutta la teoria delle fondazioni, ovviamente secondo me parzialmente inventata, sono esattamente come io, i pali sono di questa lunghezza, e vi dico che io ho fatto, prima di venire qui stamattina, non era vero che io ero andato a prendere lo studio, lui si era svegliato presto da casa, era andato allo studio, non aveva fatto nessun sopralluogo, io prima di venire qui ho fatto la verifica sul luogo, sono andato sul pennello della banchina di Ponente del porto di Napoli, ho fatto, questo era il caso specifico di cui vi parlo, e ho fatto la verifica e ho visto che nessuno chiedeva, insomma, lei come ha fatto la lunghezza dei pali alle 7 del mattino sul pennello, con la pioggia, col vento, quindi non si poteva manco stare sul banchino di Ponente del Podio. Quindi è evidente che vi sono delle cose che vengono esercitate al di là di questo sentimento preliminare, è importantissimo, che tu ci ricordi molto bene che le popolazioni primitive ne fanno largamente uso, che gli animali ne fanno largamente uso, ma i uomini ne fanno limitatissimo uso. Penso che sia importantissimo che questo sentimento sia preliminare a tutto, che questo rispetto all'altro sia preliminare a tutto. Ma quello che abbiamo costruito, la nostra giustizia
rivelata, quella che noi pratichiamo ogni giorno, per la realtà di questo sentimento di rispetto dell'altro, ne faccio uso. L'esperienza che ho fatto io ultra ventennale, perché poi adesso a 10 anni non faccio più, 13 anni faccio più l'avvocato, quell'esperienza per la verità, quell'esperienza ultra ventennale mi ha spinto a pensare, infatti io ho smesso di fare l'avvocato anche per questa ragione, che non c'era poi questa condizione di pariteticità. Io casomai mi giocavo anche un privilegio nel momento in cui facevo l'avvocato, ma non c'era questa condizione di pariteticità che mette le condizioni, i dialoganti, di arrivare a un risultato finito in cui tutti quanti hanno contribuito a dare una paritetica possibilità di definizione del proprio concetto di verità rispetto al fatto che va accertato nel momento precedente. Quindi io trovo molto bello che tu abbia terminato con tema anarchico, uno dei miei temi preferiti, che io apprezzo molto che tu l'abbia fatto, che hai spiegato anche che cos'è quel tema e cosa significa parlare di quel tema. Ma temo che ci sarebbe tanto ancora da dire. Ti ringrazio molto che tu ce l'abbia introdotto. Un po' di pessimismo me lo lascerai proprio come sentimento finale, la giustizia come sentimento di pessimismo in questo caso, me la lascerai come chiusura, perché l'esperienza che ho avuto io non ci porta verso, io ti parlo della fase giurisdizionale, non entro nella fase diciamo così delle relazioni sociali, perché le relazioni sociali sono tutte ispirate ai rapporti di forza, tutte ispirate ai rapporti di forza. Andiamo al cinema, al teatro, poi per persone come me che vivono in una grande città come Napoli, in cui tutto è legato, tutto è una simulazione della violenza. Se prendi il tassì la mattina e non esco di casa, dove era preso la macchina, che ho questa visione democratica per cui la macchina non si porta in città, si lascia l'ingresso della città per non inquinare, eccetera. Lo faccio 13 anni, mi costa il tassì una cifra, però dico, io vado a prendere il tassì, la prima cosa che mi dice, dalle prime battute che ci facciamo al mattino con i tassisti, è che uscire per strada a Napoli significa sottoporsi ad una esposizione, una sovraesposizione di violenza. Certo. Dove c'è una sovraesposizione di violenza? Ora, quel dato del rispetto che tu citi, perché tu fai anche un'analisi etimologica della parola rispetto, e l'ho apprezzato molto, che significa osservare, riconoscere, è una cosa molto complicata. Noi facciamo molto poco questo esercizio su noi stessi. Probabilmente lo abbiamo questo sentimento dentro di noi, ma quanto lo pratichiamo questo sentimento? Pur essendo stati educati a praticarlo, perché poi diciamo nella nostra scuola, qui ci sono tanti insegnanti di scuola, professori di scuola che fanno moltissimo in questo senso, sono tra l'altro esemplari in questo senso, cioè, in quanto quando trasmettono con le parole, proprio il loro comportamento sono esemplarmente espressioni di questa idea del rispetto, poi vediamo questi giovani che propagati per il mondo, o propagati nella loro vita quotidiana, dimensionati nella loro vita quotidiana, che hanno pochissima attenzione a questo tema del rispetto, che è un tema sul quale si gioca gran parte della democrazia, si gioca gran parte dei rapporti pubblici, e non a caso Zagrebelsky dedica un libro, un capitolo bellissimo del suo libro sulla democrazia, lo dedica proprio al tema del sentimento della giustizia. Dice come il sentimento della giustizia non è solo un fatto soggettivo, è un fatto oggettivo, che si oggettivizza nel momento in cui, mi fa tutto un passaggio anche razionale su questo tema, di ragionamento evoluto su questo tema, in cui la dimensione non è più una dimensione del mi piace essere giusto, no, io sono giusto perché la giustizia è la dimensione sociale delle relazioni pubbliche. Io nel momento in cui mi pongo in pubblico devo necessariamente essere giusto, altrimenti saltano tutte le regole del gioco. Non esistono più le regole del gioco, e quindi senza ritornare al diritto naturale a tutti questi bei ragionamenti, lui ti porta, ragionando in maniera positivistica, ti porta ad affermare il diritto del sentimento della giustizia come un diritto fondamentale, però un diritto che deve essere riconosciuto, riconoscibile dagli altri, in qualche modo praticato. Ci hai aperto un libro straordinario, bellissimo, io devo dire, sei stato anche molto bravo nel rappresentarlo. Io un minimo, ripeto, un pizzico di pessimismo ce l'avrei. Sì, il pessimismo è... sì, è questo, e poi il problema poi di ogni uomo è questo. Allora, il fatto è che sembra quasi che tu dica con gli occhi, io mi comporto rispettando gli altri, intorno a me c'è un mondo che non lo fa. Però questo è il problema che viviamo oggi secondo me in Italia, perché
quando una casadai o un quaio si comporta in un certo modo è perfettamente corrisposto. Certo. Noi perché, no. Perché è coerente col sistema del quale vive. Sì, allora il problema è vorrei introdurre per vedere tu come la pensi, vorrei farti una domanda, poi ti dico come ho risolto il problema, o come in teoria si può risolvere. Quando noi vediamo che il mondo intorno a noi non gira così come dovrebbe girare, allora perché continuare a rispettare l'alterità? Perché? Secondo me gli uomini hanno fondamentalmente due risposte. Non so, poi vorrei sapere tu come risolvi il problema. La prima risposta è il Padre Eterno. Sì, è vero, io mi comporto bene, però... Sarò ripagato. Sarò ripagato. Chi non crede al Padre Eterno come me... due sono le vie, due sono i sistemi. O cerca di vivere in una piccola comunità dove è perfettamente corrisposto, riproduce un sistema di email di quali in miniatura, oppure per quello che potrebbe riguardarmi, vorrei sapere un suggerimento, perché proprio perché Felice Casucci è uomo di grande esperienza e di mondo e può dare suggerimenti, oppure la si risolve così. Secondo me mi colpì molto una frase di Che Guevara quando disse: io ho costruito il mio carattere con volontà d'artista. Oppure si può dire questo, tanto per rifarmi all'episodio da lui citato: io vado a Napoli, pago un sacco di soldi e lascio la macchina, ma sono fiero di fare così perché mi piace. Cioè, io Arnaldo faccio questo, gli altri non lo fanno, ma me ne infischio perché ho quel tanto di sano narcisismo che mi impone di vedere me stesso come un qualche cosa che sto facendo per me e addirittura per l'universo. Perché? E vi colpì un'altra frase, adesso non so se è veramente così questa frase o se l'ho trasformata io, ma leggendo di un filosofo molto famoso, Peter Singer, che ha scritto anche sui diritti degli animali. Lui fa questo ragionamento, dice: io voglio far sì che il mondo cambi, benissimo, che l'universo cambi, gli altri non mi seguono, ma scusate, io non faccio forse parte dell'universo? Nel momento in cui io riesco a spendere soldi, a tenere la macchina lì, in quel momento l'universo è cambiato, perché anche io faccio parte dell'universo. Però io direi, alla base di tutto c'è sempre un po' di narcisismo, perché significa darsi grande importanza. Però bisogna farlo, perché sennò un altro sistema io non lo conosco. Tu come la vedi? Tu che sistemi adotti? Guarda, io... Che fai? Mi chiudo, però ti rispondo con una frase di un concerto di... al quale andai, io amavo Giorgio Gaber, e devo dire, a un certo punto Giorgio Gaber era considerato, tutti sapete chi è Giorgio Gaber, chi era, perché poi è morto molti anni fa, a un certo punto il concerto lui cantò una canzone, si intonava Se io fossi Dio. La canzone finiva dicendo: se fossi Dio mi ritirerei in campagna come ho fatto io. E questa cosa mi ricordo che un gruppo della sala enorme, che stavamo all'Augusteo, si sollevò e cominciò a contestarlo, lui interruppe il concerto, cominciò a contestarlo, lo spettacolo che faceva un concerto. Lo spettacolo interruppe perché gli contestò che lui, che era uno molto impegnato socialmente, politicamente, ideologicamente, aveva preso questa posizione di riflusso, che si diceva in quegli anni, di riflusso, si era scocciato. Ecco, io ti dico che adotterei la soluzione edonistica a cui facevi riferimento tu. C'è un momento nel quale, l'ho detto prima Maria Teresa, c'è un momento nel quale tu una cosa la fai per te stesso, cioè io sono credente a differenza tua, però mi rendo conto che ci sono delle domande a cui non so dare delle risposte. Per dare delle risposte devo fare un salto logico al quale che tradisce un po' il mio buonsenso, diciamo così. Quindi sono costretto a combattere contro il mio buonsenso per dare delle risposte. Allora c'è solo un fatto estetico che ti... è proprio la dignità, e cito veramente, qui lo concludiamo, poi si viene a cena, lo ricorda, questi ricordi che rievochiamo. Un grande Latin lover, tu poi concludi con Casanova, quindi volevo concludere con un grande Latin lover, italiano, che era di Formi, si chiamava Eddie Accetto, mi piace molto ricordarlo, oggi è morta la moglie anche poco tempo fa, anche lei molto bella, anche Eddie era un uomo bellissimo, veniva sui fotocalchi con Gilbertot quando io ero ragazzino, quindi è un famosissimo Latin lover, morto giovane, abbastanza giovane. Ah, morto poco tempo fa. Qui è morto molto tempo fa. Eddie Accetta, quando stava morendo, perché aveva il cancro, era una fase terminale,
non voleva distaccarsi dalla moglie in una maniera scomposta, sentiva che stava per gli ultimi minuti della sua vita, la moglie stava in ospedale a Forlì e dice alla moglie: senti, mi fai ire, se lui amava, ovviamente sapete tutti, ma vedete, Milano hanno questa lunga trafila di dolore, di privazione anche della dignità, diciamo così. E lui dice alla moglie: Elena, mi fai questa cortesia, mi metti il profumo che gli aveva chiesto alla moglie, di portare il profumo che lui tanto, cui tanto era legato, un profumo francese che era legato. E dice: ma dopo te lo vedo, passami tutto il profumo tra i capelli, anche lui c'era il baffo, e ti lo anche sui baffi, metà che sente il profumo che tu mi hai portato. E era, dice, poi mi prendi un bicchiere d'acqua, lo prendi e l'allontana si rimuove. Questa cosa, quando Elena me l'ha raccontata, io ho pensato che era esattamente quello che ti sto dicendo nel raccontarti questa storia. Quindi un grande saluto a Eddy, un grandissimo ringraziamento per le cose che ci ha insegnato, perché non è un personaggio pieno di vita, pieno di... Però lui, l'ultima della sua vita l'ha dedicato all'estetica, alla bellezza, a una cosa bella per cui gli teneva. Ecco, per me quello, credente o non credente, è il paradiso. Quel paradiso, sì, al quale credi, che il paradiso extracorporeo, o paradiso corporeo, in quel caso di accetta, è la ragione per la quale puoi fare delle scelte che prescindono dal fatto che tu possa avere una ricompensa in questa terra, cioè, o dopo questa terra. Quindi io direi, terminiamo così e ringraziamo molto Nadia. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.